una rete di solidarietà a favore di un'azienda del centro Italia colpita dal terremoto. È quella coordinata dall'associazione di volontariato Oasi che si è adoperata per rimettere in sesto un trattore poi donato su segnalazione di Coldiretti ad un agricoltore del comune di Valfornace, in provincia di Macerata. L'idea è nata perché da diversi anni ci avevano donato questo trattore, però ancora non avevamo individuato un'opportunità concreta e che poteva darci garanzie al quale donare. Quindi, come è scoppiato il terremoto, Coldiretti è un socio della nostra associazione e quindi ci è sembrato naturale coinvolgere Coldiretti, che ha rapporti diretti con queste zone. Ci ha segnalato questo agricoltore, che è stamattina ben contenta di ricevere questo mezzo, e con il lavoro dei volontari che sono pensionati ma esperti di meccanica, di elettricità, quindi è stato rifatto completamente l'impianto elettrico, la meccanica, e penso è venuto fuori un bel mezzo, e anche con tutte le norme di sicurezza, in modo da garantire anche chi riceve il mezzo. Questa credo che sia ancora un seme che stiamo gettando all'interno della solidarietà, ma lo facciamo soprattutto ringraziando Oasi, perché noi ci siamo messi da tramite fra agricoltori che hanno problemi, bisogni e necessità e persone che con volontariato, con abnegazione, con quotidianità riescono a tenere viva la speranza che il futuro anche in queste zone potrà essere positivo. CNA Fita, l'associazione degli autotrasportatori, ha messo a disposizione un mezzo articolato per il trasporto del trattore fino alla destinazione nelle Marche. Noi abbiamo contribuito con i nostri autotrasportatori, quindi noi abbiamo garantito il trasporto di questo trattore nei luoghi dove deve essere donato. È stato Maurizio Fabrizi, dell'azienda cortonese Autotrasporti, aderente a CNA, a trasportare gratuitamente il trattore fino a Valfornace. Lì il mezzo è stato consegnato al titolare dell'azienda agricola, Pietro Astolfi, presente ad Arezzo per il momento della benedizione del trattore e della sua partenza. Io la ringrazio tutta la comunità che ha donato il suo trattore, che ha scelto proprio a me. Io non so come ringraziarli tutti quanti. A me questo mi fa gomito, mi servia, mi serve, perché anche fatico la terra. Una situazione, quella nel paese di Valfornace, come racconta Pietro, ancora complicata. La situazione è come l'anno scorso. Sono partite le casette, i famosi casette le stanno facendo sul comune mia, però la ricostruzione non si è mosso ancora niente, non si sa niente. L'unica cosa che io chiedo è che la popolazione deve rientrare su questi piccoli paesi, perché se non c'è la popolazione non c'è commercio.